Boys, che hanno aperto le danze della nona edizione e hanno aperto il concerto di Fabrizio Poggi. Allora, come valutate la vostra esperienza? Di aprire il concerto a un personaggio così importante, per noi è solo energia pura, giusto ragazzi? Sì, sì, sarà una bella esperienza, una bella location. Questa è la vostra prima esperienza in un festival, oppure vi siete spesso? No, già suonato in altri pezzi, no? Sì, il Trovea Blues, abbiamo fatto il Blues Made in Italy, il Capo del Mondo. Abbiamo fatto il Blues Made in Italy. Voi venite da Salerno, quindi c'è una certa familiarità. A Salerno c'è un bel divario da anni. Campania Blues Festival. Campania Blues Festival, blues on. Let's go. La nona edizione del Campania Blues Festival. Siamo qui con Fabrizio Poggi, onore a tutti a Mondragone. Grazie. Come hai valutato questa esperienza sul palco? Con le mani, come siamo andati? Siamo andati benissimo, io come ho detto dal palco cerco di ricreare tutte le sere lo spirito del blues, di fare sì che noi siamo tutti sotto la stessa veranda di questa sera. Il blues è questo, il blues non sono i grandi star, i grandi palchi, migliaia di palchi, è veramente la veranda. Io in Mississippi a volte ho sentito concerti in cui c'era più gente sul palco di gente che stava a sentire, ma era bellissimo perché poi si scambiava la gente che stava a sentire, andava sul palco a suonare e quelli che stavano sul palco andavano giù ad ascoltare, battevano le mani, era bellissimo. Esatto. E stasera si è ricreato quella atmosfera, è bellissimo. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici della Campania Blues, un saluto a Blues. Non sono di quelli energici che abbiamo sul palco. Amici del Campania Blues, voi lo sapete, chi non ama il blues ha un buco nell'anima. Ma è inutile che voi il buco non ce l'avete, perché sapete se sono amici del Campania Blues, non hanno un buco nell'anima. Ma vorrei sentire che cosa dice il mio compagno d'avventura, il mio padre, come direbbe Tex Willard, il grande Enrico. Cosa dici? Del Campania Blues? In generale! È stata una bellissima esperienza. Anzi, vorremmo tornare più spesso perché dobbiamo chiedere ai nostri amici di organizzare ancora, di chiamarci, perché il pubblico è stato molto partecipe, mi sembra che siamo stati davvero in una situazione molto bella, molto partecipata, noi siamo stati benissimo, adesso andiamo a mangiarci uno spaghetti da un amico, quindi la serata continua, il blues continua fino a notte fonda. Anche a ballare un po' di salsa. Ma poi è bello, guardate che a volte non si riflette, non so se avete visto mentre noi facevamo le foto, filmavamo i CD eccetera, non ci sono tanti generi musicali che hanno questo rapporto con il pubblico. Cioè, che chi suona il pubblico alla fine del concerto diventa davvero una grande famiglia. Non è così scontato, specialmente nel nostro paese dove il divetto è sempre in agguato dietro l'angolo. Effettivamente nel blues si è, a parte qualche rara eccezione, una grande famiglia. Questo non è male. Andiamo a sentire i concerti di pop, i concerti di rock, eccetera. Non è male, ma il rapporto tra pubblico e artisti, musicisti, è piuttosto diverso, non c'è questa volontà, non c'è questa fusione, non so perché dovrebbe essere così serio, ma nel blues questo è caldo. Infatti io quando parlo del blues penso che sia una specie di miracolo. Il grande miracolo del blues è quello di essere una musica veramente capace di travalicare, non importa cosa è il sia il colore della tua porta. Il blues davvero è per tutti. Questa è la cosa. E questo miracolo, io credo che le persone che alla fine dell'Ottocento
hanno sintetizzato questa musica per farsi passare la loro malinconia mentre raccoglievano cotone nel campo di Mississippi, neanche si rendevano conto di compiere un miracolo di questa portata e di stare inventando una musica che è diventata la madre, la radice di tutte le musiche del mondo. Se non ci fosse stato il blues, beh, tutta la musica contemporanea sarebbe stata diversa. Più di noi potremmo dire, insomma. Il blues davvero è la radice, con la R maiuscola. Grazie a voi, l'avrei fatto abbastanza bene.